prodotto è quella che andiamo ad utilizzare. Quindi attraverso questi video abbiamo capito che bisognerebbe andare a scegliere se bere l'acqua della rete idrica, che è un'acqua che già ci arriva a casa in quantità illimitata, oppure se scegliere l'acqua nelle bottigliette di plastica. Quindi noi andiamo a comprare l'acqua che innanzitutto è in quantità limitata, perché all'incirca comprando la cassettina d'acqua portiamo a casa sui 6-7 litri. E poi, come abbiamo visto, c'è questo problema della conservazione della cassetta dell'acqua anche se chiusa, che non dovrebbe essere esposta al sole, perché appunto vengono emanate delle sostanze da parte della plastica. E poi c'è il problema anche dell'inquinamento, perché una volta finita la bottiglia deve essere smaltita. Quindi la scelta è tra bere l'acqua del rubinetto oppure andare ad acquistare l'acqua in plastica. Come abbiamo visto in uno dei video, è stato spiegato che cos'è il residuo fisso. Un chimico svizzero ha appunto fatto una distinzione delle varie acque in base a questo residuo fisso. Il residuo fisso è quello che rimane dopo aver fatto evaporare un litro d'acqua a 180 gradi. E questa è la classificazione che è stata fatta delle acque. Quindi abbiamo un'acqua minimamente mineralizzata, dove troviamo un residuo fisso di circa 50 mg litro. Quindi abbiamo la prima categoria di acqua che ha un residuo fisso di circa 50 mg litro, che è un'acqua minimamente mineralizzata ed è diciamo l'acqua più idonea al nostro organismo, perché è anche quella più drenante, che va ad effettuare sul nostro organismo un effetto depurativo. Non va ad agire su accumulo sui nostri tessuti, bensì va ad idratare le cellule. E ricordiamo che l'acqua ha tantissime altre funzioni nel nostro corpo, ad esempio quello di termoregolatore, è importante, agisce sui vasi sanguigni e su tutti gli organi, sui tessuti. Abbiamo le acque oligominerali, che hanno invece un residuo fisso tra 50 e 500. Le acque minerali, che va da 500 a 1500, e le acque ricche di sali minerali, che addirittura superano i 1500 mg litro. Quindi capiamo bene che questo residuo fisso è molto importante e potrebbe, insomma, portare a qui. Vi faccio vedere un attimo la tabella di Linze, che è appunto questo chimico svizzero, che in base al residuo fisso, cioè tramite questa tabella, dividiamo proprio le acque, le etichette che troviamo al supermercato e i vari residui. Sicuro sanitario mondiale. Quindi, in base a questa tabella, noi abbiamo le varie categorie di acqua. Quindi abbiamo un'acqua, vi faccio una piccola descrizione sulla lavagnetta, sulla sale di mano, il piedino, la metto sulla sedia. Anzi, gentilmente, vi faremo vedere proprio con gli occhi, facendo tre tè, uno con l'acqua di bottiglia, uno con l'acqua della fontana e uno con l'acqua di un trattamento che ho io a casa, ok? In modo da vedere col tè quello che abbiamo detto fino ad ora tramite i video e tramite le chiacchiere che abbiamo fatto. Okay. Quindi se magari c'è qualcuno che può aiutare Anna, una volontaria, serve solo una corrente, magari fate queste tre insieme, per non vedere, far vedere che facciamo qualcosa di magico. Una domanda, quanti di voi quando vanno a fare la spesa e comprano qualcosa guardano l'etichetta? Tipo comprate, ne so, la mozzarella, tutti guardate l'etichetta, c'è qualcuno che non la guarda? No. Quindi tutti la guardate, ma c'è qualcuno che guarda l'etichetta dell'acqua? No. Perché c'è tutto piccolo, no? Troppo piccolo. C'è qualcuno di voi che si ricorda, io mi ricordo quando avevo 10 anni, la bottiglia non esisteva. No, no. È vero? Voi potete anche voi aiutarmi in questo. Poi all'improvviso hanno cominciato a dirci che l'acqua della fontana non andava
assolutamente bene, come abbiamo detto fino adesso non va assolutamente bene, e hanno fatto il più grande business della storia, che è la bottiglia di plastica. Oggi ci siamo resi conto, come abbiamo visto da video, ma ormai ne sentiamo parlare comunemente in televisione, tanto è vero che il G20 è stato fatto proprio sull'ambiente, non si può più, il pianeta non ce la fa più, sta esplodendo a causa della plastica e dell'emissione della CO2 nell'atmosfera. Okay. Quindi bisogna prendere dei seri problemi. A livello mondiale, dice Luigi, ma io salvo l'ambiente se non uso la plastica? No, però se ognuno di noi cominciasse a pensare a dare una piccola mano, tutti insieme possiamo fare un grande lavoro. Okay. Quindi adesso vi faccio un breve disegno per ricordare, per ritoccare praticamente quello che abbiamo detto. Allora, quindi abbiamo la montagna, giusto? Qui abbiamo in montagna un'acqua pura. Poi l'acqua, abbiamo detto, che scende, infiltrandosi, si arricchisce di sali minerali, ma anche di inquinamento, ok? E quindi abbiamo un'acqua oligominerale. Cosa significa questo? Secondo la tabella di Vince, che è proprio l'Istituto Sanitario Mondiale di Medicina, le acque pure sono quelle acque che hanno un residuo fisso da 0 a 100 mg litro.